Una buona serata dalla redazione del Friuli Venezia Giulia, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Caffè TG24. Iniziamo subito l'edizione di oggi, andiamo alla Tisana, dove vi è stato uno schianto sulla statale, una ragazza è rimasta ferita. Schianto a San Michele al Tagliamento, ragazza di La Tisana finisce all'ospedale. È stata trattenuta in osservazione MM, queste le sue iniziali, di 26 anni, che questa mattina è rimasta coinvolta in un incidente all'incrocio tra la statale 14 e la regionale 74 per Bibione. La giovane, verso le 9:30, era alla guida di un Alfa Romeo Giulietta acquistata un paio di mesi fa, mentre si dirigeva verso Portoguaro. Dalla regionale stava uscendo una Ford C-Max condotta da SB, una donna 68enne, una cittadina austriaca, con al fianco il suo marito. Per cause che sono al vaglio degli agenti, le due auto si sono scontrate violentemente. Nel botto, la giovane friulana è rimasta ferita. Sul posto sono prontamente arrivati i sanitari del 118 dell'ospedale di La Tisana, che hanno trasferito la giovane in ospedale. Sottoposta alla diagnostica, i sanitari hanno trattenuto la 26enne in osservazione per un politrauma. Incolume invece la coppia di cittadini austriaci, che stanno passando un breve periodo di vacanza a Bibione, ospiti presso l'hotel Savoy. Immediato l'intervento degli agenti, che hanno avviato le indagini per accertare cause e responsabilità sull'accaduto. Inevitabili disagi per gli utenti, con forti rallentamenti per gran parte della mattinata. Sul posto sono quindi intervenuti due carri dell'ACI per la rimozione dei mezzi. Ed ora invece andiamo a Udine, dove ieri sera, verso le ore 18, è avvenuta un'importante rapina ad una tabaccheria. Un uomo è entrato con pistola ed ha esploso due colpi. Era sola la giovane titolare della tabaccheria e ricevitoria del Lotto di Piazzale Oberdan, quando un ragazzo che indossava una felpa scura con cappuccio calato sul capo e una sciarpa davanti al viso è entrato nel suo negozio e le ha intimato dammi soldi. Nessuna riflessione, nessun accento particolare in quelle poche parole. Lo sguardo fisso, quello di un ragazzo giovane di appena una ventina d'anni, esile, 1,70 m circa d'altezza, un paio di jeans e scarpe da ginnastica addosso. Sembrava uno dei tanti ragazzi che frequentano abitualmente la tabaccheria. Eppure non ha battuto ciglio mentre estraeva una pistola e la puntava contro la donna, quindi premeva il grilletto ed esplodeva due colpi. I bossoli caduti a terra ed esaminati dal personale della squadra radiomobile avrebbero rivelato in seguito che si trattava di una pistola scacciacani, ma lei non poteva saperlo e agito d'istinto. Ho tirato fuori tutto l'incasso, saranno stati circa 2000 euro e glieli ho dati senza pensarci nemmeno un attimo, ha raccontato la donna. Non appena il ragazzo ha preso in mano i soldi, è uscito dalla tabaccheria e si è messo a correre in direzione di via Cividale, entrando nel parcheggio della Casa Rossa che si trova su Piazzale Oberdan. È di lì che ha infilato via Duino mentre alcune persone cercavano di fermarlo. Sembrava conoscere piuttosto bene la zona ed avere una certa familiarità con quei luoghi. Una volta in via Duino, ha saltato il cancello di un complesso di villette a schiera e da lì ha fatto perdere le sue tracce. Ed ora ci spostiamo a Porcia, in provincia di Pordenone, e ci occupiamo della questione Electrolux, una manifestazione in programma per il 15 di novembre. Un'assemblea partecipata questa mattina nello stabilimento Electrolux di Porcia, dopo l'annuncio degli ulteriori esuberi e dell'investigazione sulla produttività per i prossimi 6 mesi da parte della proprietà. I lavoratori hanno preso parte in maniera massiccia all'evento proposto dalle organizzazioni sindacali. È stata nutrita la presenza degli impiegati, molti dei quali sono a rischio esubero. Ma non ci sono state particolari tensioni, né si è deciso di scendere in strada e occupare la Pontebbana, come era invece accaduto a Susegana. Nelle prossime ore i rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici decideranno come articolare la protesta. Del pacchetto di 16 ore di sciopero già programmate, metà sarà utilizzato il giorno 15 novembre per una manifestazione in programma a Pordenone. All'Electrolux lo sciopero si fa perché è una situazione eccezionale, perché lì si rischia il posto di lavoro. Si tratta di un'azienda storica a cui ci teniamo molto. La CISL, storicamente, è sempre stata a fianco di questa produzione da quando in quell'azienda è nata. Perché se c'è la produzione, la gente lavora, altrimenti no. Così il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, a Padova per l'attivo dei delegati di Padova e Rovigo. Il segretario ha poi aggiunto che di certo in quella vertenza ci sono margini di trattativa. Ed ora ci occupiamo della regione Friuli Venezia Giulia, in particolare del piano tariffario dei poli sciistici. Prezzi invariati e sconti. Abbiamo intervistato l'assessore Sergio Bolzonello.
Restano invariati i prezzi degli ski pass nei poli turistici invernali della nostra montagna e anzi addirittura ridotti a Forni di Sopra e Sella Nevea. E questo è il messaggio che l'assessore alle attività produttive Sergio Bolzonello ha lanciato approvando il piano tariffario Promo Tour per la prossima stagione invernale 2013-2014 nei poli di Piancavallo, Forni di Sopra Sauris, Ravascleto Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea. Abbiamo una delibera importante quest'oggi, abbiamo mantenuto le tariffe per tutta la stagione invernale dei nostri poli sciistici e per due di questi, in particolare Sella Nevea e Forni di Sopra, che sono in difficoltà obiettive rispetto a problemi infrastrutturali, offriamo anche uno sconto di 3 euro. Oltre a questo pacchetto ci saranno poi dei pacchetti di ulteriori agevolazioni per residenti, per proprietari di seconde case e quant'altro, quindi offriamo anche quest'anno una importante possibilità di venire a sciare in Friuli Venezia Giulia a costi contenuti e con un servizio importante implementato rispetto agli anni precedenti. Molte agevolazioni quindi al fine di promuovere il turismo invernale in Friuli Venezia Giulia. Andiamo ora invece nella base friulana, a Lignano, dove è stato demolito l'Hotel Nettuno, spazio ora ad un albergo e a una struttura di lusso. Dagli anni 50 ha ospitato migliaia di turisti e ora l'Hotel Nettuno non c'è più. Al suo posto sorgerà un albergo molto più lussuoso. Le ruspe hanno lavorato senza sosta per una giornata intera con lo scopo di demolire la struttura ricettiva che si affaccia sul lungomare Trieste. Ogni operazione viene seguita con attenzione dall'imprenditore lignanese Luigi Doimo. Lui, già proprietario di diversi altri hotel nella località balneare, ha deciso di fare questo grande investimento, uno dei pochi in questo periodo di crisi. Guarda il cantiere con soddisfazione ed orgoglio. Al suo posto, spiega, sorgerà una struttura di lusso che sarà direttamente collegata all'Hotel Columbus di 4 stelle e avrà una cinquantina di camere in più rispetto alle 85 che erano presenti al Nettuno. L'hotel sarà realizzato più indietro rispetto alla prima per lasciare posto alla realizzazione di una nuova piscina. Se tutto procederà senza intoppi, l'inaugurazione verrà fatta già durante la prossima stagione. In molti ieri si sono fermati a guardare i lavori di demolizione. In fondo un pezzo della storia alberghiera lignanese scompare. Al suo posto ne sorgerà uno nuovo che aumenterà così l'offerta ricettiva della città. Una struttura moderna e all'avanguardia che saprà rispondere alle richieste dei turisti più esigenti. Un grande hotel che Doimo, con entusiasmo e determinazione, non vede l'ora di inaugurare. Andiamo ora a Cordenons, in provincia di Pordenone, dove ci occupiamo di una brutta avventura subita da parte di un allevatore che è stato caricato da una mucca. Cordenons, infortunio sul lavoro nella serata di sabato in un'azienda agricola Villa d'Arco. Al centro dell'accaduto il titolare 77enne, GN, queste le sue iniziali, che ha riportato un trauma al torace. Secondo quanto ricostruito, erano circa le 20 di sabato e l'uomo si trovava nella stalla intento ad assistere una mucca che aveva appena partorito due vitellini. Ad un certo punto qualcosa ha scatenato una violenta reazione dell'animale che ha caricato l'allevatore. L'uomo per fortuna è riuscito ad evitare il peggio, scansando calci, testate della mucca. Alla resa dei conti se l'è cavata con un forte trauma al torace, conseguenza di una musata andata a segno. Cavatosi d'impiccio da solo, l'allevatore è quindi uscito dalla stalla, chiedendo aiuto al figlio che stava lavorando nell'azienda vicino. Nonostante l'assenza di ferite, il timore di lesioni interne ha indotto i familiari a chiamare il personale del 118. Stabilizzato sul posto a titolo precauzionale, l'uomo è stato portato e ricoverato all'ospedale, dove è tenuto fino a ieri pomeriggio, quando poi è stato finalmente dimesso. Ed ora andiamo invece a Nimis, dove pare sia stato risolto il mistero del torrente Cornappo. Il mistero forse è stato risolto. Non si è trattato di un fenomeno carsico come ipotizzato, ma di un inaspettato danneggiamento del canale di scarico della adiacente centrale idroelettrica di Torlano. Ad una decina di giorni dall'evento che aveva destato curiosità circa la destinazione dell'acqua del torrente Cornappo, reso improvvisamente asciutto in un tratto di circa 100 metri, i geologi si sono dunque probabilmente riusciti a svelare l'arcano che ha saputo mobilitare amministratori, tecnici e comunità scientifica. Il flusso spesso impetuoso del torrente, dato da frequenti piene, aveva provocato il parziale sfondamento della struttura in cemento dello scarico della centrale idroelettrica, che ha portato al conseguente disseccamento delle acque superficiali.
A spiegare ciò sono i geologi Chiandussi e Pascolo, i quali si sono prodigati per risolvere la questione con ripetuti sopralluoghi già dal fine settimana successivo al fatto, anche col maltempo. I tecnici della centrale, su suggerimento dei geologi, si sono resi disponibili ad interrompere la produzione per svolgere un'ispezione dentro il canale dove è stata individuata una falla nella struttura sotterranea, provocata dal piede della cascata all'acqua tumultuosa, la cui entrata ha peraltro rischiato di compromettere anche il corretto funzionamento dell'impianto. Le maestranze della centrale idroelettrica si sono già attivate per ovviare al danneggiamento del canale quanto prima possibile e per poter ricondurre il flusso del torrente Cornapo nel suo corso originario. E siamo ora in provincia di Gorizia, dove il comune avvia preparativi e allestimenti per il Natale 2013. I primi appuntamenti partiranno proprio il 30 novembre. Entrano nel vivo, a poco più di 2 mesi dal Natale, i preparativi per le iniziative legate alle festività dicembrine. Dopo l'indiscutibile successo di Gusti di Frontiera, il Comune ha deciso di coinvolgere direttamente la comunità cittadina nell'allestimento delle iniziative natalizie. Il calendario del dicembre goriziano, etichetta sotto la quale anche quest'anno ricadranno tutte le attività in qualche maniera legate al Natale, scatterà il 30 novembre con l'arrivo della Fiera di Sant'Andrea, per concludersi poi nell'anno nuovo il 12 gennaio. Nel cartellone degli eventi previsti dall'amministrazione comunale anche l'immancabile Capodanno in piazza con lo spettacolo di fuochi pirotecnici e l'animazione in piazza Vittoria, ma anche la realizzazione del tradizionale illuminazione a tema nelle vie del centro città e l'allestimento dell'albero natalizio che sarà posizionato come di consueto di fronte alla Galleria Bombi. La novità principale riguarda proprio il diretto coinvolgimento di enti, associazioni, organismi di categoria, ma anche di imprenditori e privati desiderosi di proporre al comune attività di animazione legate a doppio filo all'Avvento, al Natale, al Capodanno e all'Epifania. E dalla redazione del Friuli per oggi è tutto, vi lascio con le previsioni di meteo per domani, ricordandovi i nostri contatti fvg@caffetv24.it oppure il nostro numero di telefono 0431 47 6121. Vi ricordo gli appuntamenti con l'edizione del Friuli 19, 25 e 23, 55. A risentirci! Previsioni per mercoledì 30 ottobre 2013. Al nord è ancora attiva la perturbazione con piogge, al centro e al sud l'anticiclone Giano porta ancora bel tempo. Nel dettaglio al nord ancora nubi diffuse su gran parte delle regioni con piogge più deboli sulla Liguria, Piemonte occidentale ed Emilia-Romagna. Torna la neve sui monti. Al centro i cieli risulteranno poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni salvo possibili piovaschi sull'alta Toscana e anche sul nord della Sardegna, foschie mattutine in Toscana e sul nord del Lazio. Le regioni meridionali continuano ad essere protette dall'anticiclone Giano che garantirà un'altra giornata soleggiata su tutte le regioni, ma con possibili foschie sul Salento e sulle zone interne di Campania e Sicilia. Neve che cade sulle Alpi sopra i 1800 metri circa di quota. Vediamo ora le temperature previste per questa giornata, minime che non subiscono particolari variazioni se non qualche diminuzione al centro e saranno comprese tra i 9 e i 19 gradi ovunque. Anche le temperature massime non subiranno particolari variazioni, 16-22 gradi al nord fino a 23 gradi al centro e tra i 21 e i 26 gradi al sud. Carissimi affezionati, la previsione termina qui.